Sit-in ieri sera davanti all'Hotel Alpi da parte dei militanti di Casa Pound contro l'improprio utilizzo della struttura alberghiera come centro d'accoglienza per i profughi. Da qualche ora infatti si stanno susseguendo gli arrivi degli immigrati con sempre maggiore preoccupazione dei residenti e dei commercianti di una zona già ferita dal degrado. Sentiamo ai nostri microfoni l'esponente di Casa Pound, Maurizio Puglisi Ghizzi, incontrato proprio ieri sera durante il sit-in. Quello che a noi fa molta specie è questo accordo tra virgolette tra Benco e la provincia e queste associazioni di tipo volontarius che hanno impreso la gestione di questo hotel. Non riesco a capire anche dal punto di vista imprenditoriale come un Benco abbia interesse a riempire un albergo, una struttura che dovrebbe a breve essere trasformata nel progetto di riqualificazione con una struttura come quella che si vuole utilizzare adesso. Allora qui dobbiamo capire bene, perché i sospetti sorgono spontanei, cioè dobbiamo capire bene che cosa c'è sotto, quanti soldi sono stati versati a Benco, se sono stati versati a Benco dei soldi per l'affitto di questa struttura, o se un imprenditore che non avrebbe nessun interesse a dare questa struttura per questo uso l'abbia data a fronte di qualche cosa, non so, i latini dicevano un "dout des", cioè chissà, forse puoi fare qualcosa se fai qualcosa per noi. Questo è un sospetto legittimo, come legittimo è sospettare come non ci sia stata fatta una gara d'appalto ad esempio con le associazioni di volontari che assistono, però prenderanno, presumo, come si parla, di 30, 35, 40, 50 euro a profugo, e non è stata fatta una regolare gara di appalto con queste associazioni. La provincia in un certo senso garantisce che l'Hotel Alpi verrà utilizzato come luogo transitorio, ovvero i profughi non resteranno qui in pianta stabile. Dall'altro punto di vista però sappiamo benissimo che i profughi che arrivano a Bolzano poi tendenzialmente cercano di passare il confine, però si trovano il confine con l'Austria, comunque per il nord Europa, sbarrato. Questo equivarrà a dire che arriveremo a trovarci con l'Hotel Alpi e Bolzano sempre più piena di profughi che cercheranno invano di passare la frontiera e verranno continuamente respinti? Sì, questo è un terrore sacrosanto, anche perché bisogna pensare una cosa: nel caso Benco non avesse l'autorizzazione a fare il progetto che vuole fare, potrebbe essere che la giunta che verrà nuova e che sostituirà l'esistente, speriamo non sia la stessa, e magari non darà la possibilità a Benco di sviluppare il suo progetto. A questo punto cosa ne sarà dell'Hotel Alpi? Potrebbe succedere la stessa cosa che successe anni fa con l'Hotel Tre Gobbi, pagato 5 miliardi di vecchie lire davanti al cimitero in via Maso della Pieve, dove appunto ancora ad oggi, quando era stato acquistato per una cifra molto alta all'epoca, doveva diventare una casa protetta come quella di via Cesare Battisti a Bolzano. Non c'erano i fondi, vennero messi dentro dei o profughi o extracomunitari senza fissa dimora, e sono ormai più di 15 anni che questa struttura è versa in condizioni pietose, non ha più il valore che aveva quando è stata pagata, perché oggi non vale 2 milioni e mezzo di euro, questo è un dato certo, e il comune non sa ancora come svuotarlo e come utilizzarlo. Se la stessa cosa dovesse diventare l'Hotel Alpi, dobbiamo tenere presente che comunque anche l'Hotel Alpi è a due passi dal centro di Bolzano e è attaccato alla piazza Walter, insomma. In chiusura, Ghizzi, l'ha citato anche lei prima a livello di ipotesi, però tralasciando l'ipotesi, quanto potrebbe essere effettivamente fondato una sorta di accordo tra provincia e Benco stesso, un po' della serie "io ti do a disposizione questo se tu dall'altra parte mi levi un tot di problemi nella realizzazione del mio progetto"? Beh, all'occhio così, secondo me è una cosa
che può avere un forte fondamento, anche perché non è giustificabile che un imprenditore del livello di Benco, che non ha sicuramente bisogno di contanti, di soldi o di affitti per questo immobile e che dovrebbe essere in procinto a riqualificare tutta la zona, si porti dentro un problema di tal portata. Cioè, come diceva giustamente lei, oggi questo problema potrebbe ingigantirsi e non avere una fine breve, anche perché se ci ritroveremo fra 6, 8, 10 mesi ad avere l'hotel pieno e l'eventuale inizio lavori, sempre che ci sia, perché potrebbe non esserci, dove li mettiamo questi profit? Dove vanno a finire? E Benco cosa farà di questo immobile? Lo rivedrà magari l'affitto o rivedrà il costo con cui lo dà e lo lascerà in questo, se non potrà fare altro? In effetti si ritroverebbe con la proprietà di alcuni palazzi come via Garibaldi 20 e questo dove siamo qui di fronte, e non poter fare quel progetto che aveva in testa, e a questo punto potrebbe anche decidere di sfruttarlo al meglio, anche perché utilizzato in questo modo avrebbe una svalutazione ha una svalutazione sicura. Secondo lei è un caso che questi arrivi giungano a Bolzano il giorno dopo l'arrivo di Renzi e di Salvini a Bolzano? Guardi, voci di corridoio, e quelle sono sempre quelle che poi alla fine riportano la verità, dicono che c'era un ordine, diciamo, non scritto, per cui il giorno prima e il giorno in cui sono venuti a Bolzano Renzi e in particolare Salvini non dovevano arrivare profughi o scendere dai treni, tant'è che alla stazione ne è arrivato uno solo da quello che mi risulta, e oggi invece, andati via tutti e due, si è arrivati ai 50-40 profughi che sono stati portati qui oggi all'Hotel Alpi. E certo che se l'avessero saputo lo stesso Salvini ieri, forse avrebbe avuto un'argomentazione in più per il suo discorso in piazza.